Quindi quanti siamo a prendere il caffè? Quattro, giusto? Ma sai, la mia voglia di giocare, di recitare, nasce fin dalla tenerissima età proprio e quindi mi piaceva già mettermi alla prova, già coinvolgere nelle recite i parenti, i genitori, mi trasformavo, mi cambiavo addirittura di abito, andavo fuori per vedere se poi mi riconoscevano. C'era anche mio fratello lì che però era sempre in contrasto, cioè mio padre era d'accordo ma lui era sempre in contrasto, non so, strano. Però quando ero bambina mi piaceva giocare con mio fratello così a fare i grandi, quindi guardavamo i nostri genitori e pensavamo che il fatto di lavorare fosse la cosa più bella del mondo. E giocavamo pure a fare i seri, no? Chi rideva perdeva un punto lavoro. Abbiamo pensato ai punti non avendo soldi da ottenere in cambio del lavoro. E per noi significava, non so, mettere a posto sul tavolo i disegni o cose così. Poi un giorno i nostri genitori ci chiesero se veramente volevamo lavorare. E noi eravamo felicissimi perché pensavamo che questa cosa significasse che eravamo diventati grandi, no? Mio fratello aveva più punti di me e me lo ricordava tutto il tempo. E poi mi diceva, io sono il tuo capo e tu sei la mia schiava. E questa cosa mi faceva incavolare proprio. Però prima di lavorare dovevamo superare un'altra prova. Dovevamo andare in vacanza al mare, l'hanno chiamata così e noi... Questa cosa non l'ho mai raccontata a nessuno. Insomma, dovevamo fare questa vacanza al mare e poi saremmo andati in un paese lontano ed è lì che avremmo lavorato. Siamo saliti su una barca piena di gente. Io stavo seduta stretta stretta sulla gamba di mio padre, mio fratello sull'altra. Sul bordo di questa barca blu, mia madre. La ricordo così bella. Indossava un vestito bianco con i fiori grigi e una piccola borsetta rosa. Mio fratello iniziava a sentirsi male perché la barca faceva su e giù, come se fosse su una giostra. A me di solito piaceva il mare. Non so perché cominciavo a sentire paura. Le onde ci trascinavano sempre più lontano, con sempre più forza. Non vedevo più la spiaggia. C'era un signore vicino a me che era al telefono e che parlava in una lingua che non conoscevo. E gridava e si agitava. Anche mia madre era molto preoccupata. Però mio padre le diceva di stare tranquilla. E più lei si agitava, e più il mare si agitava. O forse era il contrario. Eravamo tutti in acqua. E mio fratello non si vedeva più. Il sale del mare che avevo negli occhi mi bruciava, non riuscivo più a distinguere dove erano i miei genitori. Il sole stava quasi per tramontare e a un certo punto sentii la voce di mia madre che gridava il mio nome. Io provai a risponderle, ma non riuscivo a respirare senza bere. E poi c'era il rumore del mare, dei gabbiani, delle grida e probabilmente non avrebbe sentito. Beh, naturalmente avrete capito che questa non è la mia storia. Questa è la storia di Hassan e questa è la storia di tanti esseri umani che scappano dalla disperazione in cerca di una piccola speranza, ma che noi spesso ignoriamo, o peggio,
che consideriamo un peso o un fastidio. Se questa storia l'avessi raccontata lui, l'avresti ascoltato.